Dai, aiutami per favore, ti prego, figlia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Corpse Party Blood Cover Repeated Fear. Allora, l'ultima volta ho detto che saremmo andati nel bagno delle femmine. E andiamo nel bagno delle femmine. Perché praticamente siamo andati nel bagno dei maschi. È tornato il mio idolo, che è quello che urla, chiudete quella maledetta porta. A me fa troppo ridere, non lo so perché a Yumi e Shig non fa ridere. Forse perché è un fantasma, però va bene, dettagli. E comunque, boh, non lo so. Andiamo nel bagno. Già non mi piace. Ah, ok. Cos'è? Nando, Sembra una Nano macchia, shimi da. ma una macchia di cosa? Hito no katachi mo mieru na. Sembra quasi come una persona. Qualcuno è morto qui. Posso sentire la sua voce. No, per favore, non. Cosa succede? Oddio, calma. Calma, Yumi, dai. Appunto, questo è il bagno in cui è morta Seiko nel primo capitolo. E non so come faccia a non riconoscere la voce di Seiko, se è vero che sente la sua voce, però dettagli. Appunto. Shinozaki? Seguiamola. Seguila! Corri! Dove cazzo sta quello? Ecco, appunto. Oh. Stai bene, Shinozaki? Non credo sia bene. Portamene ancora. Farei tutto quello che ti chiedo. Non mi importa se sei innocente. Sei in lista come seppellito vivo, giusto? Sono miei. Sicuramente non li condividerò con quelli come te. Pulire è veramente noioso. Sai, abbi un po' di pietà. Pena, pietà. Che succede? Le possiamo dire, diciamo, resisti, Shinozaki, oppure smetti, diciamo, di resistere, dai. Ma sta fuori questa, cioè. Che diavolo ha fatto veramente male? Ti credevo. Perché nessuno mi ascolta? Perché sei fuori? Che diavolo. Di che diavolo stai parlando? Non capisco quello che stai dicendo. Non andare via! Questo sta andando da solo. No, no. Riuscivi? Non andare. Non fare il matto. Ayumi? Dai, Ayumi, per favore, ti prego, figlia. Oddio, non ditemi che se ne va quella, eh. Cioè, gli parto? Quella povera ragazza ha perso la sua mente. Non tornerà mai in sé. Essere posseduti è una cosa orribile. Devi. Ah, hai i pensieri degli altri spinti giù nella tua anima. Tutto qui? Yumi, non fare. No, dai. Yumi, non fare la cogliona, per favore. Ti prego. Dai, io non so cosa devo fare adesso. Spero di non aver sbagliato. Ok, c'è una macchia scura che ha la forma di una persona. Sembra come se ci fosse qualcuno qui. Mi dà davvero i brividi. Che diavolo?
Oddio, come si chiama? Comunque, è tutto buio lì dentro. Aiumi, dai, non fare la cogliona. Che hai fatto? Mi sento come se stessi perdendo la testa. Perché ci sta succedendo questo? Ah, ok. Diavolo. Qui abbiamo un flashback. Il professore di educazione fisica, diciamo, che parla con gli usciti. Cos'è tutto questo fumo che sto vedendo? Esci subito da lì in questo momento. Stai fumando di nuovo, giusto? Beh, non. No, professore. Non ti ho detto cosa sarebbe successo se ti avessi beccato a fumare di nuovo? L'espulsione. Ecco cosa. Mi dispiace. Sei veramente problematico, lo sai? Perché vieni a scuola? Sei stato ripudiato dai tuoi genitori. Vivi da solo, non hai amici, non vai mai a scuola. A lezione, scusate. Solamente perché odi la scuola, questo non ti dà il diritto di fare, diciamo, il come si dice? Non il vandalo, tipo, non lo so. Sicuramente non ti stai divertendo qui. Quindi perché non molli tutto? Non capisco. Non è che stai provando a andare al college, quindi. Ah no, con la tua vita familiare in questo stato sicuramente non ti è passato neanche per la mente. Vorrei chiedere ai tuoi genitori cosa pensano dell'avere un buono a nulla nella famiglia, ma non si sono mai fatti vedere. Probabilmente sono imbarazzati da te. I miei genitori non sono esattamente fieri di me, potremmo dire. Non è quello che intendo. Voglio dire che sicuramente non sono dei bravi genitori. Se avessi dei figli, sicuramente non sarei. Non mi sarei comportato come i tuoi hanno fatto con te. Cioè, sono stati. Diciamo. Oddio. Io e l'inglese. Cioè, l'hanno lasciato andare, diciamo. Il problema è che. La gente ha i figli quando sono troppo giovani. Prima di diventare veri adulti. E cattivi genitori crescono cattivi figli. È per questo che ci sono dei buoni a nulla come te in questo mondo. Ha ragione su una cosa. Non c'è ragione per me rimanere in questa scuola. Dovrei semplicemente picchiarlo e poi mollare. Sul picchiarlo sarei d'accordo. Perché mi guardi in quel modo? Non ho mai picchiato un professore prima. Ah, beh. Cioè, è sempre la prima volta per tutto. Signor Tsubota? È arrivata Yumi. Oh, sei il rappresentante di classe. Che succede? Il vicepreside ti sta cercando. Ha bisogno di te nel suo ufficio. Ho capito. Grazie. Shinozaki? Hai dei bellissimi occhi.
Sempre così chiari e concentrati. Noi professori, a noi professori piacciono quelli come te. Se hai un problema, vieni a parlarmene, ok? Che stronzo, però. Che bastardo. Quel tipo è il peggio. Grazie. Tu non sei sicuramente meglio. Hai pensato di picchiarlo proprio ora, giusto? Che destino triste sarebbe essere buttato fuori dalla scuola per una scusa patetica fatta da un professore come lui. E te ne pentirai poi. Rimani a scuola. E resisti fino al diploma. Perché stai piangendo? Mi dispiace. Ogni volta che metto il mio cuore nei miei discorsi, mi ritrovo a piangere, ok? Sei Kishinuma dalla classe 1-5, giusto? Sì. Sono Shinozaki dalla classe 1-3. Mi dispiace, diciamo, aver parlato in quel modo. Ah, non ti preoccupare. Ehi, quando gli hai detto che il vicepresidente lo stava chiamando? Stavo mentendo, ovviamente. Appunto, è così che Yoshiki e Ayumi si sono incontrati la prima volta. Non l'ho mai veramente ringraziata per quello che ha fatto quel giorno. E mi sono giurato che. Ah, e appena mi sono ritrovato intrappolato qui, ho giurato a me stesso che l'avrei protetta. Deve essere un test per vedere se intendevo veramente a qualsiasi costo. Sta fuori quella, io ve lo dico. Ayumi? Perché stai facendo questo? Rispondimi. Shinozaki. Shinozaki. Oh, che carini. Per Motottekite. favore, torna da me, Class no Shinozaki. yatsura mitsukete. Zeiin de Dovremmo kobou trovare toru tutti i ndaro. nostri compagni e uscire di qui. Omae ga sonnan ja. Non c'è ragione Imi ne per da yo. te fare in questo modo. Sei così caldo. Momento ship. Madonna, li shippo tantissimo comunque. Dove. Cosa? Shinozaki, omae. Shinozaki, sei. Fuori, sei tu? Sei tornata? Cosa? Quindi stai dicendo sì, tutti i corpi che abbiamo trovato qui dentro sono persone che non abbiamo mai incontrato prima. Ma quella macchia era stata lasciata da qualcuno molto vicino a noi. Qualcuno che era completamente pieno del dolore e l'agonia della morte. Ok, e praticamente non si ricorda di essere impazzita. Spero solamente che questa volta. Ah, spero che questa volta la tua intuizione sia sbagliata. Ma poi devo sentire tutto il suo dolore. E poi tutto si è fatto buio. Anche se ci provavo, le mie braccia e le mie gambe non si muovevano.
Volevo solamente urlare aiutatemi, ma non avevo voce. Avevo paura. E il dolore era così profondo. Calmati, Shinozaki. Quello non è di te. Sei ancora viva. Ah, mi sa che praticamente ha avuto. Credo si sia sentita come si è sentita Seiko, dato che appunto ha avuto la visione di Seiko. Beh, abbiamo cercato in tutto l'edificio, la signorina Yui non è veramente da nessuna parte. Forse dovremmo tornare alla classe? Sì, probabilmente è meglio. Ma non ci sono neanche Satoshi e gli altri. Va bene, torniamo alla classe. Non mi ricordo se c'è un punto di salvataggio alla classe, però mi pare di sì. E dobbiamo fare il giro. Quindi, io direi di concludere qui questo episodio. E continuiamo nel prossimo, dato che dobbiamo passare qua. Sì, continuiamo nel prossimo, regà. Allora, salviamo. Spero che questo vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.